Ciao a tutti, bentornati sul canale. Come sempre, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio e benvenuti in un nuovo video. Oggi si parte con una nuova rubrica in cui vado di volta in volta a portare le aziende che sono presenti nel mio portafoglio azionario di Trading 212, il famoso aerogramma azionario. E in questo caso vado, diciamo, a presentare un pochettino le aziende in maniera un po' più dettagliata, andare a cercare di far capire perché le ho aggiunte, quali sono i pregi e i difetti di tali aziende. E poi ovviamente andare a capire quali sono i punti di forza e quelli deboli e qual è lo stato attuale dell'azienda e le motivazioni che mi hanno indotto ad introdurla in portafoglio. Per cui questa nuova rubrica, un po' alla volta, andiamo a vedere le attuali, al momento sono 18 aziende che sono nel mio portafoglio, ma nulla toglie che potrebbero andare a uscire o ce ne potrebbero essere di nuove. Prima di iniziare, come sempre, volevo ricordare che in qualunque momento della tua giornata sei liberissimo di andare a seguirmi sul mio blog, che è www.risparmioinvesto.com, dove vado a pubblicare ogni lunedì un video nuovo, un articolo nuovo, e poi su Instagram anche col nome io_risparmio, e qui su questo canale YouTube, dove pubblico ogni martedì e venerdì un nuovo video, dove ogni giovedì arriva una live nuova che dall'anno prossimo, cioè da questo anno, non sarà più solo Buonanotte Mercati, ma tante novità sono in arrivo, per cui spero appunto di portare questa nuova rubrica al più presto possibile. Cominciamo subito a parlare dell'azienda, ovviamente si vede anche dalla quello che è l'immagine, la thumbnail del video di YouTube, e parliamo di Caterpillar. E se dovessimo parlare di Caterpillar, cosa dovremmo dire? Beh, chi è Caterpillar prima di tutto? Caterpillar è un produttore che è leader mondiale di attrezzature per l'edilizia e l'estrazione mineraria, ma anche, e non solo questo, cioè fa anche dei motori diesel, produce dei motori a gas naturale, delle turbine per gas industriale, ha anche un segmento che si chiama Construction Industry, e questo segmento va a produrre dei macchinari che magari vanno a lavorare l'asfalto, gli skidder, sollevatori telescopici. Poi anche un segmento che si chiama Resource Industries, e questo segmento fornisce funi elettriche, ad esempio, o delle pale idrauliche, delle drag line, dei trasporti rotanti. Poi ci sono anche tutti quegli articolati cingolati che vediamo molto spesso per strada quando fanno i lavori. Poi anche un segmento che si chiama Energy and Transportation, e questo va a creare appunto dei servizi che servono per alimentare dei motori alternativi come quelli a sistemi integrati per l'industria di produzione di energia marina, petrolifera e del gas, turbine, compressori, insomma tutta questa roba qui. E poi ha anche un servizio che si chiama segmento prodotto finanziario, in quale la società va a fornire leasing, i prestiti, i pagamenti rateali per questi macchinari, che ovviamente si può immaginare sono dei macchinari estremamente costosi, enormi, che non possono essere pagati così su lunghe come si può fare con la Panda che vai a comprare alla FCA, però ovviamente va anche a sopperire, diciamo, questo, in modo da implementare delle soluzioni che permettono ai propri clienti di comprare questi macchinari, e oltretutto fa anche dei servizi di assicurazione e gestione del rischio. Un ultimo segmento, quello che viene identificato come All Others, produce filtri, fluidi, sottocarni, utensili per il trasporto e per il trasferimento via terra, o prodotti anche per il trasferimento di fluidi o guarnizioni ben specifiche ad alta precisione. Comunque è un'azienda enorme, nata nel 1925 e altamente diversificata nell'ambito dei lavori pesanti. È un'azienda presente nell'American Fortune 100 e fa parte del Dow Jones Industrial Average praticamente da sempre, per cui si può dire che è un'azienda che ha una produzione di tipo sottotale per quanto riguarda appunto queste tipologie di strumenti. Dati importanti che volevo andare a portare in evidenza sono della market cap che attualmente è 97.5 miliardi di dollari, ha 102.000 dipendenti abbondanti, 165 distributori indipendenti e 28.000 fornitori, 191 sono le nazioni servite, per cui sono tantissime, un fatturato aggiornato al 2019 di 53.8 miliardi di dollari, un utile netto, per cui già tolto tutte le tasse, nel 2019 di 6 miliardi di dollari, e con un interessantissimo dato che è quello delle vendite che non sono solo negli Stati Uniti d'America ma sono anche fuori dagli Stati Uniti d'America, che sono per circa il 58%. Quali sono i marchi posseduti? Ne abbiamo parlato poco fa, indicando più o meno i segmenti, ma abbiamo Cat Financial, che abbiamo detto prima è tutto il settore finanziario, ma poi Cat, che sarebbe il marchio degli articolati, Cat Remain, Rental, Hypac, Industrian, Mac,
comunque ha una serie di marchi che vanno a diversificare tantissimo quello che è il business dell'azienda. Una cosa molto interessante, questa azienda è molto ma molto diversificata, per cui va a creare dei prodotti che intrinsecamente vanno appunto a dare una moltitudine di servizi nell'ambito di quello che è il suo, diciamo, business di riferimento. Performance finanziarie che sono interessantissime, come si può, diciamo, notare un pochettino da questa scena che vado a condividere. L'azienda ha un revenue che fondamentalmente, come dicevo prima, è 53,8 miliardi di dollari, che viene diviso fra le varie branche che abbiamo accennato prima: Construction Industries con 22,6 miliardi, Energy and Transportation 22 miliardi, Resource Industries 10 miliardi, Financial Products i 3 miliardi e mezzo, eppure All Others 4 miliardi e 6. Qui abbiamo anche l'Operation Profit che è di circa 8 miliardi e 3, il Profit per Share che è 10,74 al 2019, il Dividend per Share che è 3,78, eppure il 3-year end closing stock price, che è il prezzo attuale, diciamo, questo è aggiornato al 2019, 147 dollari. Adesso andiamo anche a vedere su Simply Wall Street quali sono attualmente i prezzi di cui andiamo a parlare. Dati produttivi dell'azienda: un'azienda che produce 1.800.000 siti, attualmente in gestione 1.800.000 siti di macchinari che sono sparsi per il mondo, 1.800.000 sono i metri, tonnellate, metri cubi, tonnellate mosse con zero o nessuno, diciamo, infortuni. 20 milioni sono i motori di qualsiasi tipo costruiti, diesel, idrogeno, quelli di cui parlavamo prima, e in più hanno anche dei servizi di distribuzione digitali con 1 milione di asset che sono connessi in maniera interlacciata. Conclusioni? No, perché prima di tutto volevo andare anche a farvi vedere un attimino l'azienda su Simply Wall Street. Ed eccoci qui su Simply Wall Street. Allora, prima di tutto andiamo un attimino a capire quello che è l'azienda. Possiamo vedere qui nel grafico a fiocco di neve un'azienda che ha un dividendo molto costante, un futuro molto in crescita, una salute leggermente da andare a guardare. Adesso andiamo a vedere tutto. Il prezzo al momento, avevamo visto poco fa quello che era il prezzo aggiornato, ecco, al 2019, adesso siamo a 179 dollari. Al 2019 eravamo piuttosto intorno ai 146, 147, come dicevamo prima, quindi l'azienda ha guadagnato qualche cosina, pur avendo perso qualcosina durante la pandemia ed era andata parecchio giù. Le performance di mercato in questo momento, come si può vedere, sono in 5 anni un 164%, pur avendo una pandemia in mezzo, un titolo non tanto volatile nella media di mercato, aggiungendo anche i dividendi in 5 anni ha portato un 200%, che per un titolo di tipo industriale, secondo me, è un rendimento favoloso. Io sto cercando appunto di aggiungere titoli solidi, aziende mature, ma che hanno la possibilità di crescere molto nel tempo. Valutazione: in questo momento l'azienda è sopravvalutata, quasi un 28%, ma io, facendo un piano di accumulo tutti i mesi, versando sempre la stessa cifra, riuscirò a mediare nel lungo termine il mio prezzo. Crescita futura è la parte che mi interessava di più. Per quanto riguarda gli earnings, si aspetta un 23,8, quasi un 24% di crescita degli earnings, ma una cosa molto interessante è anche un 8,4% di crescita di fatturato annuale. Un'azienda per cui che è, pur avendo una produzione di tipo pesante, industriale, ha la possibilità di crescita non indifferente. Andiamo al nodo, diciamo, la questione, il nocciolo un po' duro, che è quello della salute finanziaria. In realtà gli asset vanno a coprire tutti e due i debiti a breve, a lungo termine, però i debiti sono tantissimi: 38 miliardi con delle equity, diciamo, di proprietà di 14 miliardi e un cash equivalent di 8. E qui possiamo anche vedere long term asset che in realtà alla fine vanno a coprire, come abbiamo visto nel grafico sopra, un po' quello che sono i debiti reali, di poco, per cui è un'azienda che è un po' tirata dal punto di vista monetario. Però è anche da tenere in considerazione che in questa tipologia di business, dove si pensa solo alla parte industriale, ma anche si deve pensare alla parte di ricerca e sviluppo, in cui vanno, diciamo, creati nuovi macchinari per andare a sopperire anche a quelle che sono le nuove costruzioni, che magari in termini di modernizzazione possono crescere, possono diventare più complesse. Non pensiamo solo alla miniera, ma la miniera può essere anche andata a estrarre, cioè tutto quello che sta nella miniera può essere estratto in maniera più veloce, per cui la ricerca e sviluppo cerca di trovare macchine che siano un po' più costose,
per cui portino più profitto, ma allo stesso tempo possano portare a chi le compra dei vantaggi in termini di lavoro. E ovviamente costruendo, avendo dei costi fissi, l'azienda ha delle spese non indifferenti. Però, essendo un'azienda che è dal 1925 in piedi e non è che stia messa malissimo, è un'azienda che vorrei tenere a lunghissimo periodo. Dividendi, dicevamo prima, un 2.29% su $179 non è male. A fine mese, anzi a fine trimestre, entra una discreta porzione di earnings. E rispetto alla stabilità del dividendo, qui si può vedere che il dividend per share è sempre andato ad aumentare, mentre lo yield è diciamo un po' ballerino in funzione appunto dei prezzi. Una cosa che mi sorprende e che mi piace tantissimo è il payout ratio, che al momento attuale è solo 68%, ma con la fine della crisi pandemica si presume vada ad arrivare intorno a un 50%, per cui ampiamente sostenibile, e quel 50% di earnings potrebbe essere utilizzato in periodi di forte difficoltà, appunto se si vada a sospendere in dividendo, per tenere un attimino l'azienda un po' più a un livello sostenibile. È un'azienda che mi piace tantissimo, che avevo molte volte voluto inserire in portafoglio e non l'ho fatto, ma alla fine ovviamente mi sono deciso e sono andato a inserirla proprio per un motivo molto particolare, e lo vado a spiegare proprio nell'ultima slide, quelle delle conclusioni. Aziende di questo tipo sono necessarie sempre. Per quale motivo? Perché i cantieri ci saranno sempre, le miniere, almeno fino a quando io sarò vivo, dovrebbero esserci sempre, le necessità estrattive ci saranno sempre. Caterpillar è, non ho detto all'inizio ma è utile ricordarlo, è il leader assoluto mondiale in questo settore, non ha concorrenti che possano intaccare in maniera diciamo importante quello che è il proprio business di mercato, per cui è un'azienda che ha una stabilità, un market share piuttosto ampio, ha una stabilità economica piuttosto importante, e questa situazione debitoria attuale non mi preoccupa più di tanto. È un'azienda che secondo me ha una forte propensione alla crescita futura e che non si fermerà sicuramente nel brevissimo periodo. Questi macchinari sono sempre necessari e lo saranno sempre, almeno fino a quando io non avrò tutte e due le gambe nella cassa di Mogano. Bene, prima di andare, ultima cosa da ricordare per chi se lo fosse dimenticato: io ovviamente sono Pasquale e questo è Risparmio, e mi puoi andare a trovare sul mio blog www.risparmioinvesto.com, dove pubblico un articolo ogni lunedì, su Instagram io_risparmio, e qui su YouTube ogni martedì, ogni venerdì con un video nuovo, uno come questo, o giovedì con le nuove live. Inoltre, se sei nuovo al canale, ti volevo chiedere di iscriverti al canale, di cliccare la campanella delle notifiche, lo scrivo anche qui in alto sempre, per non perderti nessun video successivo. E ovviamente, se questo contenuto e questa nuova serie di tuo gradimento, per favore ti chiedo di farmelo capire lasciando un bel pollice in su, in modo tale che fai capire a me e anche all'algoritmo di YouTube che trovi interesse in quello che faccio. Siamo arrivati alla fine di questo video, e anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo. Ciao!